Alla Camera di Commercio di Salerno, l'associazione AIMS, Imprese Italiane nel Mondo, presenta nel suo primo incontro ufficiale l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Scopriamo insieme quali sono le nuove possibilità di investimento nei paesi emergenti e in particolare in Macedonia. Ambasciatore, appunto, qual è il ruolo dell'ambasciata in un paese straniero e soprattutto come può incentivare lo sviluppo delle imprese? Il ruolo dell'ambasciata è quello di rappresentare il paese nel paese dove è collocata e quindi il paese in tutte le sue componenti, e tra le componenti rientra anche la componente dell'imprenditoria, dell'industria, del saper fare italiano, della cultura, e nel caso specifico noi oggi siamo venuti qui a presentare il paese dove mi trovo io, la Macedonia, in Campania, anche perché io sono di origine campana, quindi ho teso ad attrarre qui sul territorio, e viceversa ad offrire le opportunità ai nostri imprenditori di sbocchi su un nuovo mercato che è vicino all'Italia ma ancora poco conosciuto, che offre molte opportunità. Il ruolo dell'ambasciata qual è? È quello di aprire gli occhi su delle realtà, di accompagnare l'imprenditore italiano nei suoi primi passi, di fornire suggerimenti e nel caso in cui incontra dei problemi di aiutarlo a risolvere. Ci sono delle imprese italiane e magari campane che si sono rivolte alla sua ambasciata in Macedonia? Abbiamo 300 aziende italiane in Macedonia già, sono venuti a presentarsi varie imprese salernitane del settore agricolo. Abbiamo organizzato un evento con l'Ufficio per il Commercio Estero Italiano, l'ICE, di presentazione, e hanno presentato prodotti del territorio, del settore agricolo, come dicevo, dai liquori alla pasta, prodotti collegati al pomodoro. La Macedonia è complementare in questo perché c'è un clima che in alcuni aspetti assomiglia a quello della Campania, sia per la produzione del pomodoro che per altre produzioni. Quanto va il Made in Italy, la dieta mediterranea in questi paesi stranieri? Va molto, perché ormai il Made in Italy è ben conosciuto. 100.000 macedoni vivono in Italia e si sono fatti ambasciatori anche del nostro cibo, della nostra cultura e del nostro sistema, quindi tutti i macedoni li conosco e almeno un giorno a settimana mangiano la pasta, quindi il Made in Italy è ben conosciuto.